Ciao, ciao, bentornati. 110.000 di voi. Siete tanti. Dato che tutto sta andando molto velocemente, mi sono detto: perché no? Perché no? Perché no? Fare un salto indietro. Perché no? E ripercorrere il percorso che ho percorso per arrivare a questo punto. Perché no? E quindi facciamolo. Beh, il mio percorso su YouTube. La gente continuava a dirmi: Luis, dovresti aprire un canale YouTube. Tutti mi hanno sempre detto: ah, dovresti farlo YouTuber, eh? E io sempre: ma no, ma che cazzo. E quindi non li ho mai ascoltati. Poi c'è stato questo periodo, diciamo verso febbraio, nel quale proprio ci davo dentro su Insta. Ma non è che avessi questo seguito gigantesco, avevo 350 seguaci. E allora dissi: ma perché non mi tuffo un attimo su YouTube? Apro un canale YouTube però con un tema, perché non posso andare a sbando, no? Invece alla fine sono andato allo sbando. Però il tema era, doveva essere almeno, ce la faccio anch'io. Avevo in mente di fare tutto il canale sul tema ce la faccio anch'io. Ciao, mi chiamo Luis. Mi è mai capitato di dire, guardando qualcuno che sta avendo successo: vabbè, ci riesco anch'io a fare quella roba lì, che ci vuole? Non ci vuole niente. Ora mi metterò su questo canale a fare le cose. Comunque ho fatto diversi tentativi prima di iniziare il canale, nessuno mi convinceva abbastanza dal pubblicarlo. Ciao, io sono Luis Sal. Perché sono qui? Non lo so, non lo sapete. Cosa voglio trasmettere? Non lo so, non lo sapete. Voglio solamente mostrarvi come cucinare un semplice pollo in padella. Allora ho detto: perché non prendo un sacco di complaints e non me li mangio davanti alla telecamera? Partendo malissimo non si può che migliorare, no? Quindi ho deciso di prendere una delle cose più basse che si potesse fare, quindi una food challenge, che mi piace tanto, montarla in modo divertente e pubblicarla. E così è stato. Buongiorno! Volevo farvi sapere che oggi caricherò il mio primo video su YouTube. È ora che Luis diventi uno YouTuber. Dato che io voglio fare cose grandi nella vita, andrò a mangiare. Vado a fare la cacca. Luis, non hai finito? No, devi finire. Devo fare la cacca. Ha avuto un successo piccolino, però abbastanza grande. Una roba come 200 visualizzazioni in un giorno. Ciao, sto iniziando ad avere una micro audience. Ho pubblicato il mio primo video su YouTube 2 giorni fa, nel quale mangio una tazza enorme di cereali. E cosa succede ieri? Vado a una grigliata. The full banking experience right now. Cammino per strada, giro in una vizza nella quale davvero sarò passato 2 volte nella mia vita qui nella mia città. E chi incontro? Yo, what up? Epic meal time, chilling right now with Luis on the streets of Italy. And, Epic meal time. Secondo voi è una coincidenza? Il canale è nato con uno scopo. Cosa fai? Cosa stai facendo? Cos'è sto canale? Cosa sono sti video? Chi sei? Cosa vuoi? Farò semplicemente dei video su ciò che mi pare, su quello che mi viene di getto distinto di... Seguirò l'onda, mi farò trascinare. Ci si diverte, basta! Non ci sono appesantimenti! Non c'è pesantezza. Oggi farò una ricetta per voi. La farò bendato. Oggi farò i canestri con la mia Biro Bic nel suo tappo. Usufruibili da tutti. E questo mi rende molto felice. Semplicemente un luogo dove io faccio quel cazzo. Boom! Yo! The king goes and chi sono? Mentre stavo filmando questo video è successa una roba assurda. Dai, smettila. Spero che la mia carriera qui su YouTube continui ad andare. Non mi aspettavo che sarebbe piaciuta così in fretta. Ciao Luis, sono Luis. 1 giugno del 2017. Hai 15.552 iscritti. 30.000. Ciao Luis,
Oggi è il 23 agosto 2017. Hai 62.673 iscritti. Non vi sto a raccontare che abbia fatto queste grandi mosse di marketing, anche se un po' è così. Ciao, mi chiamo Luis. 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 Nessun segreto, nessun venduto, niente. Il bello di YouTube è proprio questa meritocrazia. Se vi piaccio veramente mi seguite, se non vi piaccio non mi seguite. Siete stati voi. Questa cosa l'ho detta nei primi video. Cambierò sicuro, perché io sono cambiato per tutta la mia vita. Cambierò. Il cambiamento è nostro, amico. Sono cambiato dal primo video che ho fatto. Sono sempre io. Ma faccio cose diverse magari. Inizierò ad esprimere in modi diversi. Magari mi crescerà la barba. Chi lo sa? Non si può rimanere lo stesso. Non siate prenotagici. Comunque, grazie, Luis. E grazie a voi, ovviamente, un pochino anche. Perché no? Perché no? Perché no? Perché no?